po' di tensione una certa de... sì? Di questo, sì. Però il drink stempera tutto. Sì, ci si prova. È la tensione giusta. Più abituato. Questo mestiere tu lo fai per questo brivido, però. Thank you.
Don't cry, don't raise your eyes. It's only teenage wasteland. Grazie di essere qui. Prima di iniziare questa canzone vi chiedo di perdonarci perché abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Quest'anno non ho fuso nessun proiettore, quindi state tranquilli. Va tutto bene. Volevamo dirvi che questa è un'edizione di MIF atipica perché faremo un'ora di spettacolo in cui vedrete il Made in Firenzuola che avete sempre conosciuto, quindi le canzoni della Santo del Giorno Band e gli sketch dei ragazzi del paese, sempre meno ma belli affiatati, e poi ci sarà il grande ospite Toscana Maremma Maiala live, infine DJ set con Davide Cantini. Ma direi di non indugiare oltre e di iniziare a cantare. Il 14 agosto vado in piazza a Firenzuola a vedere i Gialli. Yeah! Quelli che non hanno capito che dal 2012 esiste anche il Made in Firenzuola. Oh yeah! Quelli che la scorsa volta avevate fatto più ridere. Yeah! Quelli che in realtà non c'ero ma me l'hanno raccontato e non era divertente. Vox Populi. Quelli che siete troppo cattivi e dite le parolacce, yeah. Poi sei bambini, non si fa. Quelli che siete troppo contro la giunta comunale. Oh yeah. Quelli che siete troppo pro giunta comunale, yeah? Quelli che, oh, non voi farete mia a me stavolta, eh? No, eh? Quelli che prendete in giro alle vostre famiglie, io non vi saluto più. Oh yeah! Quelli che menestrano dai miei coglioni. Quello che a Torone, vieni la prossima volta, venga anch'io a farlo, e poi si vede. Vediamo. Oh yeah. Quelli che quest'anno faccio il Made perché mi sono lasciato. Oh yeah.
quelli che succede? Quest'anno faccio il made e vediamo se è la volta buona che imbrocco. Oh yeah! Quelli che non fanno il made in Firenzuola perché non hanno ferie. O non hanno tempo. O non hanno voglia. Yeah! Quelli che prendono ferie per fare il made in Firenzuola. Oh yeah! Quelli che non fanno il made in Firenzuola perché i loro amici non lo fanno. Yeah! Quelli che nonostante tutto siamo quattro gatti e ci si crede ancora. Ci crediamo ancora! Yeah! Quelli che il 14 d'agosto vanno apposta a cena a Piancaldoli, che non sanno neanche dov'è di preciso. Sì, però la trovo. Però i tortelli li fanno male. Sì, molto. Quelli che non hanno paura di trovare posto e si portano la sedia da casa. Quanti siete con la sedia da casa? Alzate le mani. Quelli che calpestano la chitarra ci mentre sta. Leggono il testo. Ci vuole gli occhiali, oh yeah. Quelli che, come voi, continuano a sostenerci negli anni, yeah! Quelli che... il made in Firenzuola. Quelli che il made in Firenzuola, grazie di essere benvenuti. Qui! Benvenuti! Oh, 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 yeah! Sola è uno Toscana Maremma Maiale. Buonasera e benvenuti al Made in Firenzuola 2019. Vi lascio al servizio da Firenzuola di Alberto Angela Angeloni. Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Alberto Angela Angeloni. Stasera parleremo di un aspetto particolare del nostro territorio. Infatti quello del comune di Firenzuola è stato nei secoli crocevia, grazie alla sua posizione strategica al centro dell'Appennino tosco-emiliano, di tanti passaggi storici, di personaggi e di popolazioni. Pensate che è stato attraversato dalle antiche tribù dei Celti, dei Liguri, degli Etruschi, dai reggimenti romani, da Annibale col suo esercito di elefanti e più recentemente dalle famiglie dei Medici e degli Ubaldini. Pensate che persino Giuseppe Garibaldi con la spedizione dei Mille lo attraversò mentre percorreva lo Stivale per unificarlo. Per i principali testimoni di questi grandi passaggi storici sono le strade del nostro territorio, che però, come ben sappiamo, a causa della loro fragilità, spesso franano, interrompendosi e dando vita a lunghi, talvolta lunghissimi periodi di lavori per il ripristino della viabilità. Quello di cui vogliamo parlarvi oggi sono i nostri antichissimi semafori. Pensate ai nostri semafori. Ad esempio, quello che è possibile rinvenire in località Rifredo o Tre Croci, scusate se sono stati invertiti, risalgono a tempi antichissimi e ci accompagnano ancora oggi, rallentando i nostri viaggi dentro e fuori dal comune di Firenzuola. Oggi raccogliamo un'importante testimonianza storica che ci arriva da una figura fondamentale in tutto il processo di ripristino della viabilità, una figura che in qualche modo ha anticipato l'avvento del semaforo. Stiamo parlando
dell'importantissima figura del muviere. Se mi dai il verde. Salve, signor muviere, oggi è una giornata movimentata per lei. Com'è il suo lavoro oggi? Ma che? Non muove una foglia. Oggi non ho mosso neanche un dito. Un po' di movimento, se ci fosse, sarebbe meglio. Oddio, basta non muova la frana, perché ci tocca muoversi alla svelta, eh? Quella no, ci mancherebbe. Ma ci racconti qualcosa in più sull'evoluzione del suo lavoro? Ad esempio, com'era il suo lavoro nei tempi antichi? Ma sa, più o meno era uguale. Facevamo i lavori con la clava, invece del bulldozer ci avevamo il brontosauro, però più o meno era uguale. Va bene, la ringrazio. Adesso facciamo un piccolo approfondimento. Anzi, si posizioni qui al centro della carreggiata in modo che possa dirigere il traffico di questo parco. Vediamo adesso una breve ricostruzione di come poteva essere il lavoro del muviere ai tempi dell'uomo primitivo, durante l'età della pietra. Prego, prego, uomo della pietra, si accomodi. Si prende il centro del parco. Io dovrei passare stagione di caccia a cinghiale. Io ancora non ho addestrato né lupi né cane da caccia. Io dovrei passare. Qui non si passa, ci sono i lavori. Guardi, stiamo ancora aspettando i tondini del 10, quindi almeno fino all'età del ferro non si passa. Pensate quanti guardi, erano già lunghi. Deve aspettare, mi dispiace. Però per ammazzare il tempo, mentre sta qua a aspettare, le posso lasciare un sacchetto di cereali. Si chiama farro. Farro? Farro, soffiato a colazione, buonissimo. Glielo lascio, signor primitivo. Mai sentito farro, anche se devo dire che colazione io l'avrei mai fatta. Però proverò a soffiare farro, vediamo cosa succede. Che fa? Lei è proprio un primitivo, non ci deve soffiare sopra, deve piantarlo, innaffiarlo, una volta maturo poi lo raccoglie e lo mangia. Si chiama agricoltura. Agricoltura? Bella idea! Grazie, signor Moviere. Grazie. Prego, signor Primitivo. Io farei un grande applauso all'uomo della pietra che, pensate, proprio in questa occasione ha abbandonato una vita di caccia e raccolta di ciò che trovava ed è passato a una vita stanziale di agricoltura. Pensate che queste cose sono successe proprio a Rifredo, alle Tre Croci. Cioè, proprio la storia ci è passata e si è fermata davanti al semaforo rosso, proprio direi accanto. Grazie mille, signor uomo della pietra. Ma questo è molto interessante, abbiamo visto un esempio veramente di storia veramente, veramente, mi dica, incredibile, mi conceda. Ma andiamo avanti, chissà quant'altra storia hanno respirato queste strade, per non parlare dei suoi polmoni, insomma, questi semafori in mezzo ai lavori. Guardi, di polvere non respirata tanta in questi millenni, ma mai come quando c'era il cavetta a San Polverino. Immagino. E poi rimanga tra noi, per queste parti se la polvere è di qualità non ci fa neanche schifo, abbiamo gli aspirapolveri buoni. Guardi, faccio finta di non aver capito. Immagino, ma non ci soffermiamo su questo aspetto, cerchiamo di andare avanti e di ricostruire come potrebbe essere andata quando nel 1861 Giuseppe Garibaldi risaliva lo Stivale con il suo esercito di 1000 uomini per unificare l'Italia. Vediamo come può essere andata. Avanti tutta, compatrioti! Qui o si fa l'Italia o si muore. Comandante, mi sembra che la strada sia interrotta.
e poi da queste parti ci sono più lavori che sulla Salerno-Reggio Calabria. Il semaforo è rosso, è dei nostri. Mi dica, buon'anima, tra quanto diventerà verde e per quanto tempo rimarrà di tale colore? Guardi, non ci mette molto. Secondo il Granducato 40 secondi, secondo lo Stato Pontificio un minuto. Però non ci vuole molto, siete solo voi due a attraversarlo? No, sono io più altri mille di questi. Sti cazzi. Devo andare dall'esercito piemontese e riunificare l'Italia, forza. Signore, non è che ci vorrà un po' tanto, visto quanto sta fermo sto semaforo. E poi, francamente, di rosso io vedo solo semaforo. E neanche troppo convinto, ogni tanto diventa verde. Non è che saremo già in Padania. Poi ho sentito dire che dalle parti del Rovigo fanno certi riti con le ampolle. Ma guarda, se una cosa del genere doveva capitare a me, l'eroe dei due mondi. Basta, l'Italia si farà qui. Da qui in su sarà tutta Padania, almeno non ci daranno di terroni. E poi, signore, se mi permette, c'è ancora da conquistare Roma, Porta Pia, ci aspetta. Ma che Maria Pia, quella riceve il martedì, va fuori, cretino! Un applauso a Garibaldi e il soldato dei mille, fatemi vedere perché siete bellissimi. Dove andate? Tornate qua! Fatemi vedere, fatemi vedere. Un applauso, un applauso. Va bene, signor Moviere, che io non posso far altro che ringraziarla. Ci ha fatto scoprire degli spaccati storici veramente, veramente interessanti. Ma prima di lasciarci vorrei chiederle un'ultima cosa. Siamo nel 2019, abbiamo già il drone, lei so che è anche pilota di drone. Fra non molto avremo anche le macchine volanti. Un'innovazione che ci consentirà di prendere qualche multa in meno in paese, visto che potremo parcheggiarle una sopra l'altra nel cielo, almeno si spera. Ma riusciremo nel futuro a superare questi benedetti semafori? Guardi, non penso proprio. Abbiamo già questo modello nuovissimo per le macchine volanti, sarà installato una volta pronte e poi non se la prenda male. Qua è tutto così bello che si può anche aspettare un po' al semaforo. Guardi, allora a questo punto darei la paletta verde alla Santo del Giorno Band, che ci canterà una canzone dedicata proprio alle bellezze di questo luogo. È sempre bello il Santo del Giorno, un applauso al Moviere. Sempre bello se dal Mugello arrivo al barco. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello il passo del gioco. È bella anche il rifredo, è bella a casa al gioco. A motore spento quando scendo dalla futa. Ha un fascino più forte, la vallata è tutta muta. L'ho visto un nuovo campeggio, mi è preso un po' il magone. Il posto è sempre bello, ma ricordo il postiglione. È bello questo fiume, pure se ci vo da solo. È bello che Rovigo, visto che oggi non lavoro. La collina di Moschetta, si vedono le stelle, è sempre bello come le caselle. Oggi voglio andare al veglio, anche se non è bello. Oggi le strade sono asfaltate, ma prima con le buche ricordo le craniate. Se arrivi umana, il monte cade a pezzi, al semaforo trovi in coda molti mezzi, vedere che alla fine lasciano l'auto e vanno a piedi, è bello stare insieme a sopportare Eddie, è bello essere il primo, bello andare lontano, stamattina con il sole era bella anche Fognano, ed io che mi incazzo se accendi il fuoco con la carbonella, siamo all'Ancisella. Oggi ci han portato rifiuti,
il peggio come, non come me te, quasi sempre belle. Canzone scritta su WhatsApp con Federico, e lo ringrazio, Galeotti, che mi ha suggerito